Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, vedrete, come avete visto dal titolo, l'ho registrato per la seconda volta perché mi si è bloccato il video perché diceva che la memoria era troppo piena. Quindi ho dovuto cancellare tutti un sacco di video che tenevo, perché mi dimentico il fatto di cancellare, registro e poi mi dimentico di cancellare. Come avete visto, ho fatto un ordine della Faberlic. Allora ragazze, la Faberlic, io la faccio offline principalmente. Quindi a me mi acquistano le persone più vicine a me, naturalmente nella mia zona. E niente, ragazzi, vi faccio vedere che cosa ho preso e che cosa pure mi hanno acquistato. Principalmente io con la Faberlic mi trovo, ragazze, con i detersivi, poi mi trovo anche col bagnoschiuma, queste cose qua proprio di supermercato, diciamo, queste cose qui. Però i detersivi mi trovo davvero molto, anche perché sono una delle cose che ho usato più della Faberlic, cioè mi piacciono proprio assai perché sono naturali. Io con i detersivi troppo forti, mamma mia, poi avendo pure pallocchio tengo paura, quindi principalmente uso spirito, alcol, queste cose qua, aceto, tutte queste cose più naturali possibile. E uno dei detersivi che uso principalmente è quello della Winnie, perché quello è ecologico, perché io con altre tipologie di detersivi non mi trovo, mentre per i piatti ho svelto, come si chiama, il Nelson. Allora, per i detersivi Faberlic mi sono trovata un sacco. Allora, ho preso queste due spugnette che poi vi farò vedere più nella che cosa si fa. Cioè, sono due. Queste puliscono anche i muri, le pareti, se si fanno le macchioline. Poi facciamo magari un video veloce, vi faccio capire questa spugnetta a che serve. Questo io non l'avevo ordinato, me lo sono trovata, a parte i regali che Faberlic fa un sacco di regali. Questo me lo sono trovata dentro allo scatolo. Poi questo qui, ragazze, lo volevo provare a tutti i costi. Sono delle salviettine umidificate per schermi monitor di tutti i tipi. È troppo bellina perché io scrivendo, perché scrivo articoli, quindi lo pulisco in continuazione, devo andare a prendere sempre quello spray. Allora ho detto, ora mi piglio queste qui, me le metto vicino a me e mi pulisco sempre il computer. E ragazze, le volevo provare. Sono anche per tutti gli schermi, in poche parole, cellulare, computer, la televisione. Prendete un pannuccio di questo, ce ne sono, mi sembra 30. Sì, ce ne sono 30, costa pochissimo, specialmente alla consulente. Cioè, sia alla consulente che a, come si chiama, alla cliente. Allora, questo qui, ragazze, è un detersivo ecologico per capi bianchi e per capi colorati. Ho preso un campioncino, la bellezza che teniamo i campioncini, soprattutto dei detersivi, quindi si possono fare provare alle clienti, questi detersivi. Ragazze, questo sono troppo curiosa, infatti devo fare la lavatrice con questo, voglio vedere soprattutto i capi, quelli là, bianchi, come viene, perché così mi prenderò quello grande. Allora, una cosa delle aziende, ragazze, che io vedo, a me infatti mi chiamano, cioè in poche parole io ho tutti i codici io attivati, ma perché, ragazze, una persona fa, a parte che ci sono tanti canali che fanno tantissime aziende, è come se tu vai dentro a una profumeria, provi dei prodotti e poi entri in un'altra profumeria, la stessa cosa. È la stessa cosa. Allora, io nella Faberlic le creme non le uso perché poi non le uso, ma no perché non sono buone, perché sono io che sono un soggetto allergico e quindi posso essere. Allora, io di solito a volte sono allergica anche ai prodotti completamente bio, però vado sempre a livello di cosmetica vicino all'inci più pulito. Cioè, quindi, ma no perché le altre marche non sono buone, perché comunque io se devo prendere una crema, per esempio, che ne so, vi faccio questo esempio, se devo pigliare una crema che tiene 7 inci rossi e vedo un'altra crema che costa più poco e ne tiene 2, vado a prendere quella che tiene 2. Questa cosa è normale. Però principalmente tengo una preferenza più. Ci sono delle aziende che ti piacciono per una cosa, un'altra azienda ti piace per un'altra, per esempio un'azienda ti piace perché guardate per esempio la Faberlic come tiene i prodotti, un impacchettamento, cioè, i pacchi sono perfetti, tutti sigillati, tutti quindi ogni azienda, io infatti non ho mai detto niente di nessuna azienda, assolutamente ogni azienda tiene le sue cose, c'ha una preferenza. Perciò uno prova più di un'azienda perché poi vede quella che si trova di più. Allora, poi che cosa mi è arrivato? Allora, vengono messe, voi lo sapete, dentro a queste buste. Andiamo qua. Bello, 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 bello. Allora,
Questo, mamma mia, quanto è grande questo. 400 ml. Non avevo capito, ragazza, che era questo grande. Pensavo che era più piccolo. Ho detto, Dio, quanto è bello! Stavano proprio in super offerta. Guardate qua, tutti sigillati, in modo che non cadono. No, questa è la Botanica, la linea che mi trovo di più della Faberlic. Il 94% di prodotti naturali. Vediamo. E voi vedete che. Non si legge niente, vedremo dopo. Bello, bello, antistress. Questo è quello antistress che sono fissata io, il rilassamento. Poi, gli shampoo già usati. Mamma mia, sono congelati! Gli shampoo già sono. Avevo usato un'altra linea, mi sono trovata benissimo. Questo è uno shampoo equilibrio e freschezza. Poi, sono stata curiosa. No, ragazzi, già ho visto una cosa. Mi piace troppo l'imballaggio di questa azienda. Come vengono messi i prodotti? Guardate qua. Vedete che la maschera deve tenere anche, guardate, la copertura del. No, ragazzi, io queste cose sono più forti di me, le vedo. Cioè, ora l'apro avanti a voi, che questo è mio. Vedete? Cioè, vedete com'è tutto sigillato? No, vabbè. A me ci sta questa amica mia che si è innamorata di questa azienda. Allora, vedete? E questa è una maschera, maschera per tutti i capelli, per tutti i tipi di capelli, nutrizione e rafforzamento. Questa la volevo provare da una vita, ragazzi, perché sono fissata con i capelli. Per i capelli spendere l'impossibile. Poi ho preso. Allora, di questo qui mi ricordo che io avevo usato il bagnoschiuma. Dico la verità, siccome a me i profumi, troppi odori, troppo che profumano, non mi piacciono, io però non me lo ricordavo, siccome amo la lavanda. E il sapone ne consumiamo in quantità. Ho detto ora lo provo alla lavanda, vediamo com'è il sapone. Allora, vediamo un po' lì, ci sono andata a vedere. Vabbè, sono come di supermercato, quindi buono. Cioè, perché poi su queste cose io non mi applico più di tanto, quindi comunque come di supermercato, infatti costa pochissimo, sono saponi. Non so, riesco a sentire, ve lo faccio sentire, però guardate, per fare dei regalini a Natale. Infatti, vi ho detto, la mia amica ha detto che deve fare un sacco di regalini dal catalogo 17, che vi farò il video. No, ragazze, vabbè. Allora, il make-up artist italiano. Guardate come mi arriva allora, ragazze, quando io. Cioè, io le vedo queste cose. Guardate qua il rossetto dove mi è arrivato. Nello scatolino. Tutto chiuso, tutto sigillato. Lui è un make-up artist italiano. Io ho preso caffè nude. Ora andiamo a aprire insieme. Fatemi vedere un attimo. Lynch. Lynch già l'avevo visto dal sito. Buono. Perché ragazzi, quando io pure sui i trucchi, lo sapete, non esistono trucchi biologici, però quando voi non vedete già la paraffina, il petrolatum. Potete dire, sono trucchi buoni, cioè, ma non è che gli altri non sono buoni, è per le fissate, diciamo come me. No, ragazzi, è troppo bello, andate qua. No, vabbè, io perché sono io solo, sono scocciante, ragazzi, io. No, vabbè. Meno male, ragazzi, è inodore, a me non devono profumare i rossetti. No, ragazzi, è troppo bello questo colore, guardate. Io proprio che mi sono belle all'improvviso. Vedete com'è il rossetto? Perché fa in modo, poi lo vedremo. Con la scritta sopra, è stupendo. Questo packaging, questo non mi ricordo, ragazzi, quanto costa. No, ragazzi, come scrive. Questo Makeup Artist italiano già lo amo. Lo amo già perché io con altri rossetti della Faberlic. Ah, vabbè, guardate, ragazzi, a calamita. Quindi nella borsetta non si può aprire. No, ragazzi, adoro, fino ad ora super promossa perché era un sacco di tempo che io non facevo uno spacchettamento. Devo ancora vedere una cosa che non ho visto. Oddio, non è che se la sono dimenticati. Un altro paccone. Io non ho visto una cosa però che avevo preso. Non mi dire che non è possibile perché me la dava che c'era. Madonna, secondo me non è arrivata. Oddio. Ah, ragazze, si è accappottato il. Hanno sballottato. Vabbè, ragazze, quando esce un po' di detersivo da fuori è perché sono i corrieri. Qua è uscito un po' di questo detersivo per il bagno da fuori.
questo qua e questo qui per il bagno. Da azzurro diventa verde, poi lo valutiamo insieme. Madonna, è uscito un po' poco fuori. Ho visto che non mi hanno mandato una cosa. Ma sono rimasta troppo male. Aiaiaia, ho parlato troppo presto. Ah, ecco perché mi avevano mandato la cazza questo qui. Perché avevo preso questo qui per i vetri. Perciò mi hanno mandato lo spruzzino. Ragazze, ma non mi hanno mandato una cosa importante. Uffa, sono rimasta male, mo. Non mi hanno mandato la tinta labbra. Avevo preso anche la tinta labbra. Non mi hanno mandato la tinta labbra. Ora devo chiamare subito a Floriano. No, ah, no, ragazze, madonna, sto fusa, ragazze. Scusate, talmente l'euforia. Allora, ragazze, questo, infatti è cascato un poco di quello, ma non fa niente, ragazze, perché qui i corrieri sbattono i pacchi a destra e a sinistra. Questo vi farò vedere come funziona. E questo, ragazze, io poi dopo, quando avrò recensito, cioè facciamo la recensione, io poi vi faccio un video di questo, un video di quello, pure di 5-6 minuti, perché ragazze mi piace troppo, sono troppo felice, non vedevo la tinta labbra, mi stavo, ho detto, oddio, dove sta la tinta labbra? Madonna, ragazze, sono innamorata di questi rossetti. Non si sente nemmeno l'odore, quindi sono in odore, come mi piacciono a me. Allora, questo qui, ragazze, guardate com'è sigillato. Adoro, ragazze, l'adoro. Questo spacchettamento mi è piaciuto troppo perché io vedo molto questa cosa, ragazze, di come imballano i prodotti. Non che uno mi fa arrivare la tinta labbra che non si capisce se è aperta, se è chiusa, cioè, soprattutto se poi sono prodotti che costano pure molto di più. Ve l'ho detto, per quanto riguarda la cosmetica. Io sono fissata io, è un fatto mio. Ciò non toglie che, per esempio, la mia amica dice che mi si trova benissimo, tutte queste cose qua. Pure un'altra mia amica e tutto il resto ha preso, e quindi comprano loro. Però io perché sono un poco più fissata, sono un poco più fissata e quindi vado più sul prodotto, quello più verde, diciamo. Ma questi sono prodotti buonissimi. Io mi sono innamorata avete visto dei detersivi? Questo qua è il deodorante per ambiente, si può spruzzare pure cioè, sui cuscini, non li macchia. Poi parliamo di ogni prodotto, tutto quello che fa. Poi, come l'ultimo prodotto è la tinta labbra che mi credevo marrone. Flori, pensavo che non era arrivata. Ringrazio tanto la mia, che poi è direttrice, ragazzi, è direttrice. Quindi è molto brava, veramente bravissima. Sono contenta che sono riuscita, cioè che sono finalmente stata messa sotto di lei. E sono veramente contenta. Ragazzi, allora, la tinta labbra, eccola qua. Cioè, questa non è, mi sembra, aspettate, ragazze, perché se ho sentito le recensioni, questa qua non è proprio una tinta labbra, perché questa, se non mi sbaglio, ho sentito una ragazza che diceva che trasferisce. Quindi poi entriamo più nel discorso di questa qua. Allora, questa qui, ecco perché infatti sta scritto che è un rossetto liquido. Evidentemente, se non mi sbaglio, stava scritto un rossetto liquido che dura parecchio, però mi sembra che comunque trasferisce. Eppure qui, ragazze, vedete, non leggo, ci sono i conservanti, non leggo paraffina, quindi questo mega partis italiano. Cioè, si vedono le cose italiane. Guardate quant'è bella, è quella che sa pochissimo già al cliente. Allora, andiamola a vedere. Ma infatti ero rimasta male, ho detto oddio, si sono dimenticate la mia tinta. Guardate com'è bella. Allora, vedete com'è fatto? Perché fa in modo come se fosse proprio una matita, ragazze. Quindi non è i soliti, i più, come stanno le solite tinte labbra. Allora, all'inizio guardate com'è bella rossa, 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 poi la proviamo. Vedete com'è? Ora per sfizio facciamola asciugare un poco. Vedete come se fosse vernice, come se fosse lucida, però si asciuga. Però io ho sentito, madonna quanto è bello questo nude, mamma mia questi rossetti, miei. Sono fissata col nude. Quindi facciamola asciugare un poco, però io so che la persona che aveva fatto la live diceva che non era trasferibile, vedete?
Allora, io poi farò dei video dove vi dico i codici perché mi sono dimenticata pure di dirvi i codici. Tutti i codici li metto sotto all'info box. Voi andate a leggere rossetto liquido perché questo è un rossetto liquido. Io pensavo che era una tinta, invece no. Questo è quello della linea rossetto idratante per labbra Hydra Lips del Makeup Artist italiano. Comunque questo qui, questo Makeup Artist è bravissimo, ha fatto questa linea che è stupenda. C'è promossi, fino ad ora tutti promossi. Allora ragazze, poi qua ci sono i cataloghi che vi devo dare alle persone che tengo qua di fronte, che è il catalogo. Allora, che è il catalogo 17, il catalogo 17, mamma mia ragazzi, che è un romanzo, il catalogo 17. Io cercherò anche di farmi vedere ora col catalogo, ma vediamo un po', perché ragazzi sono sconvolta, perciò non mi faccio vedere, poi mi farò vedere nei video, quando non mi faccio vedere perché devo fare veloce, quindi ora farò il prossimo video, il catalogo questo qui. Poi farò anche il catalogo, ve lo sfoglio anche in ASMR, tanto io gli ASMR, ragazze, ne faccio una a settimana, perché ragazze, il mio canale non era ASMR, io voglio fare, a me l'ASMR, vi dico la verità, ragazze, mi piace più di vederli, e quindi ragazze, vi farò anche il catalogo questo qui dello sfoglio per lunedì prossimo dell'ASMR, perché tanto voi non guardate, non vi interessa che io parlo dell'azienda, voi guardate solo le figure, lo sfoglio dei rumori, il tapping e tutte queste cose qua. Niente ragazze, metto il link a chi si vuole iscrivere, si vuole registrare, io ve la consiglio perché tenete i prodotti a casa. Ragazze, venerdì ho fatto l'ordine, cioè non ha, io ero convinta che mi arrivavano lunedì i prodotti, 6 giorni lavorativi, io tenevo il pacco in 3 giorni e mezzo, è volato il corriere, mamma mia, mi sono sorpresa. Lo spacchettamento mi è piaciuto, solo è uscito un po' fuori qua il detersivo perché ragazze ci ballottano questi cosi, ma comunque avete visto come lo mettono sigillate le cose. Sono soddisfatta di tutto questo bellissimo ordine. Ci vediamo con questo catalogo e quindi al prossimo video, seguitemi, attivate la campanella per non perdere tutti i miei video. Un bacio ragazze.